Un cordiale saluto da Luigi Palumbo e bentrovati con un appuntamento speciale di TG7 ImmobiliNews.it. Questa settimana i microfoni del direttore Enzo Musella, il presidente del Centro Studi Nazionale FIAIP, Mario Condodes Atriano, che ci anticiperà i contenuti dell'ormai imminente congresso nazionale di FIAIP che si svolgerà a Genova i prossimi 17, 18 e 19 ottobre. All'interno dell'intervista, ovviamente, anche una serie di riflessioni sullo stato di salute del mercato immobiliare in questa fine 2013 e qualche anticipazione sugli scenari per il prossimo 2014. Linea al direttore Enzo Musella. Ringrazio Luigi Palumbo per avermi passato la linea. Oggi il nostro consueto TG7 ImmobiNews ha una veste nuova perché abbiamo oggi un ospite importante con il quale parleremo di mercato immobiliare, ma innanzitutto parleremo del futuro del mercato immobiliare. Ovviamente parleremo di FIAIP. Un ringraziamento a Mario Condodes Atriano, presidente del Centro Studi Nazionale di FIAIP, con il quale oggi facciamo il punto sulla situazione del mercato immobiliare. E partiamo subito da una domanda che io mi sono appuntato. Il prossimo ottobre, è previsto a Genova, se non sbaglio, presidente, il congresso nazionale della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari della FIAIP, dove ci saranno anche le nuove candidature, i nuovi presidenti, il nuovo consiglio direttivo e così via. Ma prima di parlare del congresso, di quali saranno gli obiettivi che si pongono gli agenti immobiliari per il 2013-2017, vorrei fare un punto tornando indietro. In questi ultimi 4 anni, 4 anni di crisi nera per il mercato immobiliare, qual è il lavoro che ha svolto la FIAIP? Beh, detto bene, crisi nera, insomma, voglio dire, dal dopoguerra ad oggi sono stati i 4 anni più gravi, direi, per l'economia in generale, in particolare per il mercato immobiliare, tra l'altro particolarmente falcidiato da una serie di tassazioni che, dico solo due dati, insomma, giusto per focalizzare che cosa hanno Fotografare la crisi, rappresentato insomma. questi 4 anni, meno 50% del numero di compravendite, 800.000 posti di lavoro in meno dall'inizio della crisi ad oggi. Nonostante questo, però, insomma, FIAIP, è stata, l'unica associazione di categoria, che è stata convocata costantemente, presso le commissioni di Camera e Senato per le audizioni riguardanti il settore immobiliare. Siamo l'unica associazione di categoria in Europa addirittura ad aver creato un ente bilaterale paritetico con l'Associazione dei Consumatori. Siamo l'unica associazione di categoria ad aver fornito alla politica e alle istituzioni un manifesto per il rilancio del settore E immobiliare. questo lo Siamo ricordo alle ultime elezioni, cioè praticamente voi vi siete presentati in Parlamento a tutti gli schieramenti, gli avete messo giù 11 punti, e li ricordo bene, perché ma poi poi che effetto hanno portato? dopo la manifestazione di Roma del 24 gennaio ci sono stati specialmente qui in Campania più di una manifestazione, una molto importante a Salerno alla presenza del viceministro De Luca, e sia a Napoli che ad Avellino fu presentato all'allora candidato premier Bersani il nostro manifesto. Siamo costantemente presenti, insomma, sui mass media. Siamo l'unica associazione di categoria che ha un portale immobiliare dedicato ai propri associati, cercacasa.it, se non sbaglio. cercacasa.it. Siamo gli unici a dare una opportunità di business agli associati mediante progetti dedicati sulla gestione del contenzioso e del precontenzioso bancario. Siamo stati gli unici alla fine che in una qualche maniera hanno inciso relativamente all'abolizione dell'IMU sulla prima casa e sulla vicenda dell'attestato di prestazione energetica. No, mi piacerebbe capire una cosa, ecco, una cosa che
che mi intriga e mi intrigano un poco. Avete trascorso in questi 4 anni, vissuto in questi 4 anni 3 governi. Diciamo che se c'è il problema di Berlusconi potreste vivere anche il 4, ma non ce lo auguriamo. Verifichiamo una cosa: in questi 4 anni il risultato che voi avete raggiunto, fondamentale, è l'IMU, mi sembra, con l'ultimo governo Letta, ma in fondo lei dell'abolizione dell'IMU che ne pensa? Ma noi dobbiamo accogliere l'abolizione dell'IMU sulla prima casa come un segnale che, così come era stato dato in maniera anche terroristica nei confronti del settore immobiliare, non ci dimentichiamo che dopo l'introduzione dell'IMU ci furono tutta una serie di attacchi, trasmissioni televisive, quotidiani, quasi quotidiani, discorsi quotidiani che attaccavano praticamente il bene casa. Fu detto in più di un'occasione, all'epoca ci guardavano un attimino con sospetto, poi alla fine forse avevamo ragione, che il sistema finanziario in quel momento aveva tutto quanto l'interesse a drenare quanto più denari era possibile dal mercato e quindi spostarli dal mercato immobiliare al mercato finanziario. Mi ricordo che lei fece una denuncia proprio nella presentazione dell'osservatorio immobiliare. Perfetto. Dunque, il passato più o meno abbiamo fatto un'analisi di quello che è accaduto e quello che ha fatto FIAIP con non pochi problemi, visto che ha lavorato con 3 governi diversi, cambiando per 3 volte gli interlocutori e così via. Ma nel futuro ci sono cose nuove, c'è il congresso dove ci saranno le nomine del nuovo presidente e della nuova giunta. Se non sbaglio, lei è candidato a vicepresidente per il settore turistico. Ecco, una candidatura importante che la porta da presidente provinciale di Napoli direttamente ai massimi vertici della FIAIP. Quali gli obiettivi che si prefigge, perché si è candidato e ma innanzitutto quali sono i programmi che intende mettere in atto? Sì, non sbaglia, mi candido alla vicepresidenza nazionale con delega per il settore turistico all'interno di un gruppo di lavoro che sostiene la presidenza Righi, che tutto insieme si candida a guidare la FIAIP in funzione delle modifiche statutarie che già approvate in giunta, sottoscritte da tutti i presidenti regionali e accolti dal Consiglio nazionale. Il primo motivo di queste modifiche statutarie è che FIAIP ha la necessità di allargare il numero di dirigenti che si occupano delle relazioni politico-sindacali. Allo stato attuale in realtà il presidente nazionale e insieme con il vicepresidente vicario si occupano dei rapporti con tutte le istituzioni, tra cui e le associazioni, basti pensare Unioncamere, UNAR, Confindustria, OAM, Banca d'Italia, Confedilizia, Tecnoborsa, Adiconsum, Mediaconsum, Federturismo, CEI, Consulta Nazionale dell'Associazione. Insomma è una mole di valore e di lavoro enorme che è impossibile che possano portare avanti soltanto 2 persone. Pertanto le vicepresidenze dovranno occuparsi di quelli che sono i rapporti politici. Le deleghe di settore verranno date dal comitato esecutivo e poi approvate evidentemente in Consiglio nazionale a persone del territorio o anche ad esterni alla federazione. Quindi allargare quelle che sono le deleghe sia all'interno associati che hanno le competenze specifiche che eventualmente. Ma ci sarà una variazione dello statuto? Sì, verrà votata questa variazione dello statuto come primo punto, diciamo, del congresso. Dottor Condò, passiamo ai programmi. I programmi che si pone la FIAIP in questi 4 anni. Sì.
un esempio, voglio dire, i punti più importanti, me ne faccio almeno due. Allora, io dividerei tra attività politico-sindacale e attività di supporto, diciamo così, alle agenzie, agli agenti. Come attività politico-sindacale, uno degli obiettivi è sicuramente la riforma della legge 39-89, con innanzitutto l'ampliamento delle compatibilità a favore degli agenti immobiliari per rientrare in possesso, per esempio, della facoltà di segnalare i mutui o per offrire servizi di supporto al settore turistico in relazione alle case vacanze, per fare l'amministratore di condominio anche in forma societaria. Lotta all'abusivismo mediante l'eliminazione delle 3 sanzioni amministrative e immediato ricorso all'articolo 348 del codice penale. Quindi immediatamente, insomma, la causa penale e quindi la sanzione penale. La sanzione penale, non la causa penale. Quindi l'arresto, se non sbaglio, sì, un anno. Sì. Passaggio da ausiliario del commercio a professione intellettuale, diciamo, questo è un po' l'obiettivo che... Allora, fa capire meglio questo punto. Da ausiliario del commercio a... professione intellettuale. Noi da sempre siamo equiparati ai commercianti, siamo degli ausiliari del commercio, nonostante negli anni ci siano state richieste tutta una serie di adempimenti, insomma, dalle norme antiriciclaggio ben complessi da studiare, voglio dire, già basta che voi fate un compromesso, un preliminare di vendita, che voglio dire, certo, non può essere fatto da un ausiliario del commercio, è un virgolettato. Quindi, diciamo, il nostro obiettivo è sicuramente quello di poter ottenere il riconoscimento di una professione intellettuale. Ci rendiamo perfettamente conto che perciò c'è bisogno anche di una formazione continua, che fa parte evidentemente dei nostri obiettivi, ossia una formazione continua, un percorso formativo almeno biennale, obbligatorio per gli associati, con l'attribuzione di crediti formativi. Ancora eliminare le incompatibilità relativi ai beni intermediati. Poi è ovvio che è fondamentale che ci sia un mercato per poter operare, che riparta in una qualche maniera il mercato. Quindi le nostre proposte sicuramente continuano a essere quelle già proposte nel manifesto, che è parte integrante e sostanziale, diciamo, del nostro programma, quindi riduzione della pressione fiscale sugli immobili, riforma e semplificazione della fiscalità immobiliare, revisione della legge sulle locazioni, riforma del catasto, revisione delle leggi urbanistiche e rafforzamento dell'Ufficio Nazionale Antiabusivismo, che è un ufficio nazionale di FIAIP di recente costituzione. Semplificazione delle norme antiriciclaggio mediante l'eliminazione dei registri aziendali e l'introduzione di un registro unico tenuto da un'autorità competente. L'eliminazione degli studi di settore o comunque la revisione degli stessi. È assurdo che per evitare controlli fiscali molti imprenditori hanno nel tempo preferito pagare le tasse anziché non incorrere all'interno dei parametri. In un momento di crisi come questo, insomma... Mi farebbe piacere chiarire questo aspetto. Cioè, pur negli studi di settore si dice, noi presumiamo che tu devi guadagnare tanto. Se non hai guadagnato tanto, ci sono persone che pagano le tasse sullo studio direttore pur non avendo guadagnato. Pur non avendo guadagnato, per non incorrere poi dopo in quelle che possono significare le sanzioni, non avendo rispettato quelli che erano i parametri minimi. Questi tempi di crisi. Riteniamo che in un momento di crisi del genere sia allucinante, insomma, che un professionista o comunque un'impresa debba pagare le tasse anche su qualche cosa che non ha prodotto, qualche cosa che non ha guadagnato.
la revisione e la semplificazione sulla normativa della privacy, l'eliminazione della dichiarazione in atto delle somme percepite dall'agente immobiliare, di equiparare tra l'altro l'IVA contenuta nelle nostre fatture a quella che è l'IVA del bene principale, equiparare per l'acquisto della prima casa, equiparazione per l'acquisto della prima casa tra IVA ed imposta di registro, e poi o una totale detrazione o comunque un aumento delle detrazioni per le fatture ricevute dagli agenti immobiliari. Bene, arrivati a questo punto abbiamo capito quali sono gli obiettivi che si pone FIAIP per i prossimi 4 anni. Invece, materialmente, per supportare il lavoro dell'agente immobiliare o dell'impresa o del singolo agente immobiliare, cosa avete intenzione di proporre? Ma innanzitutto un potenziamento di quello che è il nostro portale cercacasa.it, attraverso un investimento sull'usabilità del portale stesso. Sono stati fatti indubbiamente una serie di errori, forse anche fino a questo momento, però nonostante tutto oggi cercacasa.it è il decimo portale italiano, il decimo portale nazionale. Che insomma è un punto di prestigio. È un punto di prestigio, è ancora troppo poco, perché i nostri obiettivi sono altri, sono quelli insomma di portarlo, di farlo diventare lo strumento degli agenti immobiliari. Ma io, a parte che sul portale mi piacerebbe che uno degli obiettivi fosse quello di fare rete. Fare rete significa andare a creare una sorta di contenitore di tutti questi servizi e riunirli magari in gruppi di impresa o in consorzi territoriali che possano dare una mano all'agente immobiliare. Considerato che per giunta siete 15.000 associati? Siamo 15.000 agenzie associate, esatto. Oggi insomma eravamo 10.000, stiamo insomma intorno ai 9.000 associati. Quindi, voglio dire, fare rete con 9.000 associati? Fare rete con 9.000 associati significa, però sul discorso di fare rete dovremmo un momentino capirci, perché la domanda, una delle domande che secondo me sarebbe il caso di porci proprio all'interno al nostro interno e quindi al congresso: il mondo è cambiato, il settore immobiliare è cambiato, in gran parte è cambiata anche la nostra attività. Siamo adeguati al cambiamento del mercato? Da più parti si sente, si richiede un'attività di condivisione, cosa peraltro giustissima, e non solo perché in un momento di crisi. Però il problema di fondo è l'incarico, se non è in esclusiva o se non è in forma scritta, diventa molto difficile la condivisione. Quindi affrontare la condivisione. Diventa molto difficile la condivisione. Quindi affrontare queste problematiche, che sono le problematiche spicciole, diciamo, dell'agente immobiliare, ma che sono problematiche importanti per come affrontare il mercato. Inoltre, sull'argomento IMU c'è da aggiungere che certamente la sua abolizione fa scaturire che l'elemento psicologico negativo che si era creato sul mercato attraverso l'introduzione dell'IMU va totalmente ad invertirsi a questo punto. Quindi, e sappiamo tra l'altro quanto è importante l'elemento psicologico nell'ambito di un mercato, quello immobiliare in particolar modo, quindi è innegabile che l'effetto positivo lo si leggerà anche dall'inversione di tendenza dell'elemento psicologico, che passerà da negativo a positivo. Tant'è che, se non sbaglio, proprio nel rapporto immobiliare di FIAIP si prevede un inizio di ripresa a fine 2013. Ma noi ci dobbiamo chiarire un attimo su questo discorso della ripresa, perché se crediamo
che la ripresa ci possa riportare agli 860.000 compravendite del 2007, e allora di che parliamo? È chiaro che noi ci troviamo in una situazione di mercato totalmente ingessato. Pertanto la ripresa significa passare dal mercato ingessato a riprendere lentamente le compravendite. Quindi alla fisioterapia. Il trend in realtà a cui noi puntiamo è di arrivare tra le 500 e le 550.000 compravendite. L'anno scorso ce ne sono state 440.000, probabilmente alla fine di quest'anno si chiuderà con io spero di no, ma ho paura che si chiuda con un numero addirittura inferiore di compravendite. La ripresa significa riprendere man mano il numero, aumentare man mano il numero di compravendite. La ripresa vera e propria è un'altra cosa, e per quella ci vorrà che riprenda, che riparta l'Italia, che riprendano i salari, che gli italiani comincino ad avere un po' di soldini in tasca, e quello è un altro discorso. Ultima riflessione, poi passiamo a cosa lei si augura e si aspetta dal congresso di ottobre. Sempre in termini di ripresa, è chiaro che la forbice tra domanda e l'offerta, cioè dico tra il prezzo richiesto e la massima offerta che può fare chi compra casa, ci auguriamo che diminuisca, perché quello forse è un aspetto complicato. Sì, no, quello è un qualche cosa che abbiamo sempre denunciato oramai da anni, insomma, che sono le famose false aspettative di prezzo da parte dei proprietari venditori, che sono rimaste ancorate a valori del 2007 anziché di essere tagliati di circa un 25-30%, che sono gli attuali canoni e gli attuali valori di mercato. Da parte dei proprietari venditori comunque c'è un lento adeguamento a quelli che sono gli attuali canoni di mercato, tant'è vero che la forbice tra prezzo richiesto e prezzo offerto si sta molto lentamente, ma si sta piano riducendo. Beh, questa è una buona notizia. Adesso l'ultima domanda, la conclusione di questa intervista: cosa si augura dal congresso che si terrà a ottobre, se non ricordo male, dal 17 al 19? Al 19 a Genova. Ma mi auguro che vinca la squadra che sostiene la candidatura di Paolo Righio, evidentemente. Ma mi auguro in particolar modo che alla fine del congresso di Genova, nel momento in cui verranno sancite coloro i quali saranno stati eletti, verrà sancita la chiusura del congresso di Genova e la chiusura anche del congresso di Taormina. Le dirà perché Taormina? È perché è dal congresso di Taormina che sono in giro tutta una serie di tossine che a mio avviso vanno assolutamente eliminate. Perché un momento dopo la fine del congresso di Genova la federazione e quindi tutta quanta la categoria deve affrontare il futuro in maniera assolutamente unita. Io, per quello che è il mio piccolissimo contributo che posso dare, è che qualora dovessi essere eletto, inutile dire che garantisco tutto il massimo impegno, ma qualora non dovessi essere eletto mi metterò immediatamente a disposizione di chi avrà vinto, se evidentemente costui lo vorrà. Bene, Presidente, io la ringrazio e i miei auguri a tutti coloro che si sono presentati alla candidatura per il prossimo congresso, e gli auguri a lei in particolare che ci ha dato questa intervista. Grazie. Questa edizione speciale di TG7 Mobile News si chiude qui. L'appuntamento è alla settimana prossima con il consueto approfondimento sul mercato immobiliare e su quello finanziario. Da Luigi Palumbo un saluto ed un arrivederci alla prossima settimana con TG7 Mobile News.it.